Buon pomeriggio da Imola per la prima prova del campionato italiano. Gentili ascoltatori, buongiorno e bentornati per la seconda volta, bentornati a Salice Terme, dove si sta concludendo il campionato italiano salti ostacoli. Siamo alla terza prova di questa ultima manifestazione del campionato, cioè alla prova conclusiva della finale. In campo vedete Arnaldo Bologni su Mokaidou, cavallo francese. Bologna è ancora a zero penalità, fino adesso non c'è stato nessun percorso netto, il tempo è abbastanza buono, siamo a 69 secondi, siamo all'ultimo ostacolo, è un largo giallo e rosso su Siepi, è un percorso netto nel tempo di 77 e 79, il primo percorso netto di questa terza gara dell'ultima prova del campionato italiano di salto ostacoli. Un ottimo modo per inaugurare questa telecronaca di quest'ultima giornata. Io intanto però accanto a me ho il primo campione italiano laureatosi qui a Salice Terme, Monia Raisi, che ha vinto il campionato Young Riders proprio immediatamente prima che si svolgesse questa prova. Naturalmente soddisfattissimo. Sì, senz'altro, tanto soddisfatta. Mi ha fatto tanto piacere, anche se forse non me ne rendo ancora conto. Ma te l'aspettavi in qualche modo? No, logicamente quando si va in concorso per vincere, ci provi, però aspettarmi proprio di vincere un campionato Young Rider non me lo aspettavo. Quando è che hai cominciato a pensare alla medaglia? Quando è che hai cominciato a pensare alla medaglia? Già dalla seconda prova, quando hai visto che stavi su in cima alla classifica? Beh, la prima prova ho vinto, sono arrivata prima, per cui è stato un buon inizio. Dicono che ben comincia a metà dell'opera. In genere però qui al concorso vige la regola contraria, no? Che chi vince il primo giorno non vince poi alla fine. Infatti, il secondo giorno sono arrivata ottava e poi oggi sono arrivata seconda, è andata bene il primo giro, ho iniziato a sperare. Intanto vedete in campo Filippo Giannini che monta Vanda, è un altro dei binomi che possono competere anche per il titolo finale. Vanda e Giannini sono secondi nella classifica dopo la seconda prova con 7 punti negativi. Fino adesso al cavaliere che arrivava primo nelle prove venivano assegnati 0 punti negativi, a tutti gli altri i punti relativi alla posizione in classifica c'è un errore purtroppo all'ingresso della gabbia, della combinazione, quindi sono 4 le penalità per Giannini. Dicevo, a tutti gli altri punti negativi relativi alla posizione in classifica, 2 al secondo, 3 al terzo e via dicendo. Qui siamo nella doppia gabbia. Un largo su Cancelli, un falso largo su Cancelli, penultimo ostacolo. L'ultimo ostacolo, abbiamo già detto, un passaggio di sentiero su Siepi, passato bene, il tempo di 74, perfettamente nel tempo che è di 78, il tempo massimo, ed ecco, vedete inquadrata accanto a me Mona Daisy. Allora, conclusione, parliamo dei progetti per il futuro. Ma progetti per il futuro forse non ne ho ancora tanti, anche perché sono contenta di aver vinto questo campionato italiano e spero quest'altro anno di poter fare una stagione di gare molto belle. E naturalmente auguri. Intanto rivedete a rallenti un salto di Giannini e l'errore all'ingresso della gabbia. Il percorso si compone di 12 ostacoli con una gabbia e una doppia gabbia, quindi 15 salti. Parte per il primo ostacolo Gianni Govoni, torniamo in diretta con le immagini. Il secondo è un verticale su Cancelli,
terzo è un largo di barriere bianche su cancelli, poi abbiamo la riviera, poi un ostacolo tricolore di barriere e cancelli, poi abbiamo una triplice fatta di barriere rustiche, la gabbia, c'è un errore anche per Govoni all'ingresso, purtroppo c'è un errore anche all'uscita, sono 8 le penalità, poi abbiamo un ostacolo costruito con delle tavole a forma di onda di cui abbiamo parlato già il primo giorno con Marcello Mastronardi che si sta avvicinando in questo momento. E qui abbiamo l'ingresso alla doppia gabbia, un largo sul fosso, un largo e poi un verticale. Marcello, qualche sottolineatura tecnica da far osservare ai nostri ascoltatori? Sì, percorso classicissimo da finale di un campionato, entità massima prevista dal regolamento, dalla formula, perché ad eccezione del numero 1 e delle due entrate, delle due combinazioni, siamo tutti sull'altezza massima di 1,50. Il tracciato è molto lineare come da classico campionato, difficoltà tecniche parecchie, perché per esempio c'è quella triplice sul fosso prima della gabbia d'entrata di verticali che ha creato, come hai visto, parecchi problemi. Devo dire che distanze no, sono tutte senza trucchi c'è già, anche perché l'appello prima di una combinazione delle linee spezzate tipo quella fosso gabbia e poi le tavole ad onda è già una difficoltà di per sé, per cui ho ritenuto non necessario quell'ostacolo con le tavole ad onda. L'altro giorno fece decine di vittime, questa volta mi pare che stanno un po' meglio. Come no, è perché l'altra volta era dopo la riviera e quindi la difficoltà era rappresentata. Oggi tocca al tricolore sui cancelli, che però fino adesso non ha dato tenuto conto del piede, perché c'è una balaustra come piede di invito e quindi i cavalli rispettano di solito. E in campo vedete adesso partire per il primo ostacolo, ora siamo già al secondo, Vittorio Orlandi, monta Ammon, è indubbiamente un cavaliere che non ha bisogno di grandi presentazioni. Tantissime volte in un salto un po' eccezionale, Marcello. Direi no? Di sì, ha fatto una riviera di 5,50 contro i 4,24 che dalla riviera stessa. Forse è partito un po' grande, però è riuscito a recuperare. Evidentemente cavallo di grossissimi mezzi. No, Vittorio. Sì, ha avuto ragione lui. È passato. Vittorio Orlandi su Ammon sta facendo un bellissimo percorso. Non è certo un cavaliere giovanissimo, però è un cavaliere di grandissima esperienza e anche di grande bravura, di grande classe. Siamo alla doppia gabbia, è stato un po' di paura, ma è andata giù la barriera più alta del secondo elemento dell'elemento centrale. Siamo a 4 penalità, adesso siamo all'ultimo ostacolo. Tempo è al limite, c'è un'altra penalità sull'ultimo ostacolo, il tempo si ferma a 77,21, quindi è buono, 8 le penalità per Orlandi. Io volevo approfittare della presenza qui accanto a me di diversi colleghi della stampa che noi usiamo chiamare stampa scritta, per distinguerci da quella parlata che usiamo fare noi per la televisione e per la radio. Mario Palumbo, intanto un commento su questa nuova formula del campionato italiano. Beh, la formula è sicuramente interessante, anche perché è una formula che ha premiato i telespettatori. Forse ci può essere qualche critica da un punto di vista tecnico da parte dei cavalieri, ma siamo arrivati qui a Salice dopo una serie di tappe che ha avuto un buon riscontro anche televisivo. La federazione si è premurata di scegliere delle categorie che facessero presa sul grosso pubblico. Però poi nella finale siamo tornati al classico. Beh, direi di sì, perché mi sembra giusto premiare il cavaliere e il cavallo più tecnici, più in forma nel momento. A questo punto bisogna verificare chi è veramente più in forma di tutti. Sì, intanto diciamo che in campo abbiamo Camillo Tonani su Shane, binomio di cui abbiamo parlato abbastanza spesso anche con il vicepresidente della federazione Bedini, che lo
lo considera, lo cura molto da presso, da vicino. Sì, diciamo che i binomi che sono visti qui sono ecco, abbastanza... Io ho chiesto sia a Checoli che a Benini se abbiamo qui a Salice i migliori 30 cavalieri italiani del momento. Tutti Beh, e due mi hanno risposto che bisogna basarsi sui fatti e i fatti sono questi. I fatti sono questi. Mi dispiace che manchi Filippo Moyerson con Moyerson, abbiamo detto, Cavallo Magazine Duganò, che non purtroppo ha questo malanno che si trascina da ormai da qualche mese, uno strappo muscolare, il cavallo ha ripreso adesso. Ci sono due errori nella doppia gabbia, ingresso e centrale, per Tonali che sta a 8 penalità e al penultimo ostacolo. Beh, diciamo che i nomi sono poi sempre gli stessi, Nuti che non è col suo cavallo di punta perché anche Match Ball si è infortunato, ma con Elastic ha fatto degli ottimi percorsi. E Tonali finisce con 8 penalità nel tempo, 77-55, che evidentemente è stato calcolato abbastanza strettino perché sono stati molti fuori tempo e quasi tutti quelli nel tempo veramente al limite, 78 come dicevo il tempo massimo. Sì, perché nonostante quello dicesse Mastronardi che questo è un percorso classico, è un percorso direi che abbastanza impegnativo, soprattutto sulla gabbia, perché intanto l'ostacolo numero 7 è quello che ha colpito, ha fatto più vittime. Senza dubbio. Passiamo il microfono a Paolo Manini, sentiamo anche buongiorno da lui un'opinione su questa nuova formula, su questo campionato italiano. Ma è la formula che per quest'anno nel 90 è stata adottata dalla federazione, è indubbiamente interessante perché secondo me tiene conto delle performance nell'arco di un'intera stagione. Nelly Mancinelli intanto vedete sull'Ira già al terzo ostacolo. Dicevamo che appunto il campionato articolato su quattro tappe più una finale consente di valutare nell'arco di un'intera stagione il rendimento. C'è un errore al numero 5, proprio il verticale dopo la riviera, come diceva Mastronardi. Dei cavalieri. Piuttosto cioè io farei una considerazione che poi girerei magari all'ingegner Pedini, che abbiamo qui dietro, che abbiamo qui dietro con noi. Risponderà senz'altro. Ecco, ed è questo, siccome diciamo che partendo dal presupposto che i cavalieri a livello di campionati italiani siano una trentina, dopo quattro tappe nell'arco della stagione... Un errore all'ingresso della gabbia, poi c'è stato un incertezza sull'elemento centrale, ma è passato. Le penalità sono 8 fino adesso, siamo al penultimo ostacolo. Ecco, dicevamo che dopo quattro tappe nell'arco di una stagione alla fine, alla finale sono ammessi lo stesso quella trentina di cavalieri che più o meno si sa che siano quelli all'altezza di. Quindi la domanda è se alla fine la finale con i 30 cavalieri sia servita a eliminare quell'altra quarantina che di solito si presenta ai campionati pur magari non essendo davvero competitiva, oppure ecco una sua, appunto, un suo punto intanto di vista su prima che l'ingegner Benini risponde. Diciamo che Nelly Mancinelli ha finito con 8 penalità nel tempo di 75-52. Prego. Ma sicuramente direi che questa finale di 30 cavalieri che si sono qualificati durante 4 Gran Premi d'Italia ovviamente è servita, cioè è uno sport competitivo, uno sport selettivo, ed è giusto che diciamo il meglio che abbiamo in campo nazionale poi si cimenti in questa ultima prova di campionato. Mi sembra questo più che legittimo, cioè, non tutti siamo competitori diciamo di pari grado. Intanto diciamo agli ascoltatori che è entrato in campo Federico Roman che monta Noriacchi. Io però vorrei conservare il microfono all'ingegner Benini. Prego. Ingegnere, avevamo accennato l'altro giorno, a proposito, c'è un errore alla riviera, Noriacchi si è fatto proprio un bagno. Dicevamo l'altro giorno a proposito dell'aria che tira dei cavalieri, so che questa mattina c'è stata una riunione della commissione salto ostacoli, ne è venuta fuori qualche novità di cui possiamo parlare? Sicuramente. Tanto c'è una. La novità è. Una resistenza. Era un po' quella che era un po' in aria, nel senso che i cavalieri hanno chiesto di poter collaborare c'è con. Un errore abbastanza macroscopico anche l'uscita della gabbia. Io intanto continuo a commentare. Sì, certamente. La gara, dicevo che i cavalieri hanno chiesto di poter collaborare con i nostri tecnici federali e di conseguenza stamane io in questa riunione di commissione salto ostacoli ho avuto il conforto dei membri, perché questa commissione due errori nella doppia gabbia, le penalità sono
19 per ora, questa commissione prenda diciamo servizio al fianco dei nostri tecnici federali come consultori, cioè come diciamo come coloro che possono darci un aiuto a risolvere dei problemi che a volte non sempre da soli si possono risolvere. Intanto Federico Romano ha finito il suo percorso abbastanza errorato, si usa qualche volta a dire, 26 e 25 le penalità, 90 e 54 il tempo, quindi diverse penalità anche per il... Ingegnere, questo potrebbe essere una chiave di volta per uno sviluppo dei rapporti tra la federazione e i cavalieri. Io direi che questa sicuramente è un'azione diciamo molto, molto valida, molto importante, perché è chiaro che noi siamo degli amministratori dello sport, degli sportivi e tutto, però coinvolgere diciamo in questa diciamo amministrazione federale anche diciamo gli attori del nostro sport mi sembrava quasi un atto dovuto. Io l'ho accettato di buon grado, così ho avuto anche il conforto del nostro presidente. Questa commissione come si comporrà? Ma è una commissione intanto consultoria che ovviamente darà collaborazione ai nostri tecnici federali e alla commissione salto ostacoli. Si comporrà secondo la volontà dei cavalieri. È chiaro, i cavalieri dovranno eleggere un'elezione fra di essi, che sarà una terna, una quaterna di persone che potranno ovviamente darci magari a volte dei lumi superiori ai nostri. E intanto io la interrompo di nuovo per dire ai nostri telespettatori che abbiamo in campo un altro dei cavalieri in grado, però c'è un errore alla Riviera, di concorrere per il titolo. Si tratta di Natale Chiaudani su Cassandra. Chiaudani è tra i primissimi nella classifica dopo le prime prove, è il terzo con 8 punti negativi, terzo a pari merito con Arnaldo Bologni su Moccaido, che abbiamo visto in apertura di telecronaca. Siamo a 4 penalità fino adesso, siamo al decimo salto, ostacolo numero 9, la doppia gabbia all'ostacolo numero 10, ha passato senza errori, Bippura sul C, cioè sull'elemento d'uscita c'è un errore, quindi le penalità salgono ad 8, poi abbiamo il largo numero 11, passato bene, e poi il numero 12 c'è un errore, chiude il percorso nel tempo, 75 e 18, penalità 12. Vede, c'è il pubblico che rumoreggia. Che rumoreggia, certo. Come le dicevo prima, no? Questa maretta che si era un po' sollevata, che non era una contestazione vera e propria da parte dei cavalieri, ma voleva essere un cenno, un contributo di collaborazione, quindi la creazione diciamo di un collegio di sinergie. Io ovviamente ho capito questo loro piacere e ho interpretato il loro pensiero nei riguardi diciamo della commissione salto ostacoli, del presidente del Consiglio federale. Speriamo che sia qualcosa che dia una mano anche a ricostruire questa nostra equitazione. Noi no? Ci contiamo anche, soprattutto su di loro ci contiamo. E in campo entra adesso Valerio Sozzi, approfitto per un ultimo minuto dell'ingegner Benini, questo è uno dei suoi pupilli, ne abbiamo parlato varie volte nel corso delle altre prove del Gran Premio d'Italia su grandi ostacoli. Le dirò, guarda, è un giovanissimo, no, ingegnere? Giovanissimo, quindi io ho sempre un alto senso di rispetto, di riguardo per i giovani, soprattutto per i giovani che si impegnano a questo livello di percorsi. Giovane Valerio ha affrontato percorsi a livello internazionale, si è ben presentato su tutti i Gran Premi d'Italia e soprattutto vedo che si sta comportando. E adesso abbiamo l'ostacolo forse più difficile del percorso, che lo è passato nettamente. con qualche incertezza. Vede, è passato anche su questo ostacolo di tavolo, che non è da sottovalutare, perché ora come spiegavamo la dirittura della doppia gabbia, che ed eccolo all'ingresso della combinazione più difficile, largo su fosso, passaggio di sentiero verticale, questo è passato molto bene, molto bene, bravissimo. Vede, quando i giovani diciamo sono impegnati in questo sport, bene, quindi anche sul penultimo ostacolo, di conseguenza li ritengo emergenti, magari un po' volubili, sono certamente da tenere in grande considerazione. Il tempo è un po'
E infatti finisce con due penalità e 25, pare. Adesso il tabellone si è cancellato. Aspettiamo che si riaccenda. C'è un'infrazione al tempo massimo, che lo ricorda, di 78 secondi. 0 comunque le penalità agli ostacoli. 1 e mezzo, 1 e 50, quindi evidentemente 6 secondi. Come ho già avuto modo di spiegare altre volte, le infrazioni si contano un quarto di penalità per ogni secondo o frazione di secondo. È finita la prima manche, adesso aspettiamo che il campo sia sistemato di nuovo per la seconda manche. Intanto dalla regia di Mina Santolini ci ripropongono un rallenti di un bellissimo passaggio sull'elemento di uscita della gabbia. Si dovranno chiudere degli ostacoli, il secondo percorso è ridotto rispetto al primo, ma è lo stesso percorso, per cui non ci sarà ricognizione del campo da parte dei cavalieri, che altrimenti ne avrebbero diritto. Diciamo che restano da saltare gli ostacoli numero 5, 6, 7B, 8, 9, 10B, 10C, 11 e 12, quindi un percorso ridotto ma non di molto, infatti è lungo 370 metri e il tempo massimo per percorrerlo è di 56 secondi. Io approfitto anche della presenza dietro di me del presidente della federazione, Mauro Checcoli, che invito ad alzarsi un attimo in piedi così lo possiamo far vedere anche ai nostri telespettatori a venirmi accanto. Vorrei sapere da lui innanzitutto, come di consueto, un bilancio di questa manifestazione di Salice, e poi vorrei chiedere anche ai due colleghi Palungo e Manili, oltre a Caterina Magnozzi che è là dietro, di fare magari qualche domanda un po' provocatoria al presidente. Che bello. Se il bilancio lo tiriamo alla fine, non è ancora finito, però devo dire questo percorso che ha messo Marcello Mastronardi e che io mi sono girato religiosamente prima di iniziare. Sì, ti abbiamo notato, infatti, stavo vicino al generale Azzais, presidente della giuria, sì, e ti abbiamo notato mentre facevi proprio passo passo, sembravi un cavaliere che stesse facendo la ricognizione. Mi ha soddisfatto molto, penso che sia, come si sta dimostrando, un percorso molto selettivo e quindi il campione che uscirà da questa giornata sarà un campione che tecnicamente avrà un valore, indubbiamente. Ecco, io inviterei allora Paolo Manili e Mario Palumbo a fare qualche domanda al presidente. Una cosa da chiedere al presidente, forse ne abbiamo già anche parlato, ma per i telespettatori. E cioè, visto che i campionati italiani, soprattutto che adesso sono articolati su una serie di prove, cioè quattro tappe più la finale, hanno poi alla fine anche lo scopo di dare delle indicazioni per quelli che possono essere i nostri rappresentanti nelle squadre che gireranno all'estero. Ecco, quanta importanza ha il fatto che queste prove di campionato italiano, e non solo queste magari, si possano svolgere su dei campi ostacoli che abbiano delle caratteristiche di dimensioni e anche di costruttibilità dei percorsi assimilabili, cioè vicine a quelle che poi i nostri cavalieri, una volta nella squadra azzurra, trovano quando vanno all'estero. Ecco, quanto è importante che il campionato sia in funzione di questo? Facciamo rispondere il presidente. Indubbiamente è un tassello che ci manca dalla nostra organizzazione, l'abbiamo ben presente, e proprio stamattina, tra l'altro, fra le tante cose che ci siamo detti, è che la Commissione Salto Ostacoli in questi prossimi giorni dovrà farsi viva con i comitati organizzatori dei campi che noi riteniamo all'altezza dei campi principali stranieri, di impegnarsi a fornire la loro organizzazione per le tappe del campionato italiano. C'è da dire, se vogliamo essere franchi fino in fondo, che nessuno dei campi che sono in Italia è all'altezza dei campi stranieri, ancora oggi, perché le dimensioni proprio in ettari di Ixted e di Aquisgrana, che sono i campi principali in cui si svolgono le grandi manifestazioni, Rotterdam, e rispetto ai nostri campi sono di talmente più grandi, talmente più ampi, contengono tante difficoltà naturali che molto spesso ci spiazzano, insomma, e noi cercheremo di piano piano trovare i luoghi che in Italia, data la natura del nostro paese, è difficile da trovare, cercheremo di trovare i luoghi che consentano di
assimilarci piano piano a queste difficoltà. Io volevo parlare invece di soldi. Una cosa bellissima che ha fatto la federazione è quella di dotare questi Gran Premi d'Italia di un montepremi rilevante. Però è successo anche questo, che non c'è il rischio che i cavalieri italiani si rifiutino di andare all'estero perché possano guadagnare troppo in Italia? Cioè la federazione cosa pensa di fare per incentivare i nostri cavalieri ad andare all'estero a confrontarsi su questi campi di cui parlavamo con i cavalieri stranieri? Ma tu mi chiedi di anticipare i tempi rispetto al dibattito che stiamo facendo proprio in Consiglio. Quello che è certo è che questa situazione tutti la conoscono e quindi sicuramente dovremo fare in modo che questa fortunata crescita utilissima del Montepremi, che poi a lungo andare certamente ci porterà a maggiori investimenti, quindi cavalli migliori, cavalli più importanti e quindi più costosi purtroppo data la situazione attuale, produrrà i suoi risultati benefici nel tempo. Oggi dobbiamo scontare questa difficoltà di avere non sempre di grande voglia i nostri cavalieri, perché andare all'estero a qualche volta a buscarle significa rinunciare dei premi in Italia. E io sono costretto a interrompervi perché è ricominciata la seconda manche. Ma noi ci interrompiamo molto volentieri. Andiamo in campo Rivoletto del Bergante, cavallo italiano. Bisognerà poi dire anche qualche parola sui cavalli italiani, Presidente. Siamo all'ostacolo numero 9. Un dente dolente. Come abbiamo detto, gli ostacoli non sono gli stessi, la doppia gabbia come vedete è diventata una gabbia, c'è un largo d'ingresso, un verticale d'uscita, c'è stato un salto un po' azzardato nell'uscita, ma è andato tutto bene, è a zero penalità, ne aveva 8 nella prima manche. Finisce senza errori all'ostacolo nel tempo di 52,76, il tempo massimo l'ho detto è di 56 secondi, quindi è nel tempo. Quindi un percorso netto per Pierluigi Cima sul Rivoletto del Bergante nella seconda manche, un totale quindi di 8 penalità complessive. La classifica finale, ecco Mauro, la classifica finale come si formerà? Adesso noi abbiamo dei cavalieri che hanno dei punteggi negativi che gli sono stati attribuiti nel corso delle due gare precedenti. Con questa gara gli viene attribuito un punteggio, ma non vale quanto le altre gare, però vale un po' di più. Certamente, vale. Enrico Bedini qui mi può assistere, certamente, perché il regolamento l'ha fatto la Commissione Sì, il regolamento recita che anche in questa gara il punteggio è lo stesso. Quindi ci sono gli stessi punti, diciamo, negativi pari alle altre. Quindi non abbiamo dato un valore maggiore a questa gara. Intanto vedete in campo Luciano Campagnaro su Emery, aveva 21 punti dopo le prime due prove e aveva 8 penalità nella prima manche. Siamo all'unica combinazione rimasta, largo e verticale. C'è un errore sul penultimo ostacolo, 4 le penalità per Emily fino adesso, ultimo ostacolo, non ci sono altri errori, il tempo di 52,15 quindi è corretto, 4 le penalità nella seconda manche per Luciano Campagnaro su Emily, 8 nella prima, 12 penalità complessive. Naturalmente il computer elabora ad ogni percorso una sorta di classifica provvisoria, essendo il percorso precedente migliore di questo, a Luciano Campagnaro assegna un secondo posto che è ovviamente stra provvisorio. Entrano in campo come al solito in queste gare a due manche i cavalieri nell'ordine inverso di quello della classifica dettata dalle penalità risultanti dal primo percorso, quindi entrano in campo prima le otto penalità, poi vedremo i quattro, poi vedremo i due percorsi netti agli ostacoli, anche se nel secondo, come abbiamo visto, ci sono stati dei problemi di tempo. Paolo Mannini, ancora una domanda al Presidente. Sì, grazie, approfitto della sua disponibilità. Mentre è in corso il campionato italiano qui a Salice, esattamente ieri sera, in una riunione che si è tenuta in questa bellissima cittadina termale, c'erano dei rappresentanti. Scusami Paolo, c'è un errore alle tavole, alle onde, vai pure avanti. C'erano dei rappresentanti dell'allevamento francese, una società commerciale che tende alla vendita del cavallo francese da sport. Vediamo un altro errore all'ingresso della gabbia nel frattempo.
i quali si sono presentati in vista dei programmi che probabilmente avranno dei grossi risvolti con l'entrata in vigore nel 93 dell'apertura del mercato. E Guido Dominici su Leila di Calabria, numero 30 di Testera, finisce con 8 penalità anche lui. Ne aveva 8 anche nella prima manche, totale 16. Tra l'altro questo Paolo è un altro cavallo italiano. Sì, infatti cominciamo a vedere la presenza di qualche soggetto italiano anche ad alto livello in questi ultimi anni, ed è proprio per questo che io ponevo la domanda. In pratica qui a Salice c'erano gli allevatori francesi e i loro rappresentanti commerciali che in vista del 93 intendono commercializzare più intensamente il cavallo sportivo francese in Italia. Hanno anche invitato gli allevatori italiani ad andare alle aste di Deauville a commercializzare i nostri soggetti. Ebbene, il fatto che gli allevatori francesi siano venuti a dire questo al campionato italiano e non a Grosseto, dove in questi giorni si tiene il premio allevamento, cioè non si siano rivolti direttamente agli allevatori italiani ma alla federazione, in pratica, diciamo, sono venuti dove ci sono i cavalieri che montano i cavalli sportivi. Ecco, ha un significato preciso. Io lo vorrei chiedere al presidente della federazione. Prima che Mauro risponda, diciamo che c'è in campo Gianni Govoni sul Gigolò. Mauro. Vediamo la gabbia, che è l'ostacolo cruciale di questo percorso. L'ha superata. Beh, questo ci dimostra che semplicemente i francesi sono molto bravi a vendere i loro prodotti, come hanno dimostrato nel corso degli ultimi 10 anni, di qualunque prodotto si parli. I francesi hanno avuto l'idea brillantissima di parificare il proprio allevamento. Ed è un altro percorso netto del puro sangue. Un altro percorso netto nella seconda manche, nessuna penalità per Gianni Govoni nella seconda, 55,90 il tempo, penalità complessive 8 nelle due manche. Tutti sanno che il puro sangue inglese è una convenzione per dire che è un puro sangue, che è iscritto nei libri genealogici da 3 secoli e dovunque nasca viene chiamato puro sangue. Puro sangue inglese, puro sangue francese, ma è sempre della stessa razza. I francesi hanno avuto l'intuizione di definire, di applicare lo stesso ragionamento ai loro cavalli, quindi accettano ai loro premi nazionali, ai trofei nazionali, anche i cavalli francesi di genealogia riconosciuta, di genealogia francese, ma nati in Italia o in Germania o altrove. E sono venuti qui a fare la loro operazione commerciale, giustamente, perché qui ci sono i cavalieri, naturalmente, i cavalieri che contano. E quindi a comunicare questo allargamento del mercato nazionale a tutto il mercato europeo. Noi poi sappiamo che tutti si riempiono gli occhi e la bocca di queste considerazioni, che nel 93 ci sarà l'apertura delle frontiere e quindi bisognerà fare i conti con questo tipo di logica. Intanto diciamo che in campo c'è Vittorio Orlandi su Ammon, che ritorna per la seconda manche, la prima l'abbiamo vista in televisione. Io però vorrei fare, se mi consentite, anche io una domanda al Presidente. Nel senso che a proposito del discorso dei campi grandi che facevamo prima con l'ingegner Bedini, abbiamo cominciato questo campionato italiano su campi grandi, poi che cosa è successo, Mauro? Era una delle impostazioni di fondo del campo grande, la possibilità di galoppare via Salice. Il campo non è piccolo, però non è forse grande come quelli che abbiamo visto nelle prime prove. La previsione, come molti sanno, era di andare all'Arena di Milano. Ma i problemi posti dal punto di vista organizzativo all'ultimo momento sono stati ritenuti da noi prudentemente, in funzione del fatto che deve essere tecnicamente ineccepibile la prova finale, il campionato italiano. Bene, Vittorio Orlandi. Non è netto purtroppo per il tempo, Vittorio Orlandi. Netto agli ostacoli, ma c'è un'infrazione al tempo. Una penalità per Vittorio Orlandi nella seconda manche, 9 complessive. Quindi saggiamente, per tornare a noi, la Commissione ha scelto di fare la finale in un campo con un'organizzazione affidabile, senza problemi, certo. In effetti poi l'internazionale che si era svolto a fine giugno a Milano, l'Arena, aveva dato qualche problema a Ingegner Bedini, no? Ma sicuramente, io ho visto i percorsi, ho visto il terreno, ho avuto modo di notare l'impossibilità di piazzare in quel terreno qualche cosa di più tecnico, per esempio, non so io, interrare una riviera o un fosso, questo è stato ovviamente proibito, e quindi per noi rappresentavano dei percorsi poco tecnici e quindi di conseguenza abbiamo preferito evitarli. Intanto abbiamo in campo Camillo Tonani su Shane, 8 le penalità nella prima marcia. Io volevo chiedere al Presidente, all'ingegner Bedini, il microfono in questo momento, se l'anno prossimo il campionato italiano avrà lo stesso svolgimento, cioè attraverso delle tappe, oppure avrà delle modifiche rispetto a quello che è stato quest'anno.
Ma guardi, la formula a me è sembrata buona, mi pare che sia condivisa così favorevolmente. C'è un errore, chiedo scusa all'ingegnere, all'ingresso della gabbia. Favorevolmente dall'organo federale, di conseguenza se la strada è buona mi pare che seguirla non sarebbe poi tanto male. Ecco, un piccolo inserto che volevo fare sulla domanda prima del dottor Manili sul fatto dei francesi che sono venuti in Italia, che prima vengono a contattare i cavalieri anziché andare a Grosseto a contattare i concorrenti. Ma è chiaro, è una strategia logica, prima si contatta il cliente e poi il concorrente. Intanto è implicito nella domanda per sottolineare questa aspetto interessante. Intanto Camillo Tonani su scena ha chiuso con 4 penalità la seconda manche, quindi un complessive 12 penalità nelle due manche. Abbiamo il primo concorrente che entra in campo con 4 penalità nella prima manche. Si tratta del concorrente che ha aperto questa terza prova del campionato italiano, Stefano Cesaretto, Luis. C'è un errore nell'ostacolo che prima era uscita della gabbia, poi verticale, precede l'unica combinazione, l'unica gabbia rimasta, largo l'ingresso, bene anche sul verticale l'uscita. C'è un errore purtroppo anche sul penultimo ostacolo, aveva commesso errore nella prima manche nell'uscita della doppia gabbia. Il tempo è nel limite, 51,99, le penalità nella seconda manche sono 8 più le 4 della prima, abbiamo 12 penalità complessive. Penalità 8 della seconda manche, totale penalità delle due manche 12, tempo 51,99. Il tempo nella seconda manche è importante perché qualora ci fosse un barrage per il primo posto, chi non avrà la qualificazione per questo barrage sarà classificato in funzione del tempo della seconda manche. E adesso abbiamo in campo Giorgio Nuti su Elastic, conduce questa classifica che si è formata nelle due prove di ieri e dell'altro ieri della finale del campionato italiano, e conduceva del resto anche la classifica che si era formata dopo le 4 prove precedenti al momento culminante di questo campionato. Diceva Paolo Manili, è un po' il momento culminante di questo. È anche un momento curioso perché Giorgio Nuti la stick non la voleva, quando l'aveva provata dice ma non mi convince molto questa cavalla, e invece il proprietario ha insistito, no prendila, è stata una scelta dell'architetto Girardoni. Adesso Giorgio si trova a fare i campionati italiani proprio con l'elastico. E per ora è senza errori agli ostacoli. Siamo al verticale bianco e giallo, quello che iniziava prima la diagonale forse più dura di tutto il tracciato. Gabbia, ha toccato la barriera ma mi pare che sia rimasta su, sono 0 per ora le penalità. Come in tutti gli sport c'è bisogno anche di un pizzico d'aiuto della fortuna, e finisce con 0 penalità, quindi Nuti complessivamente 4 penalità nelle due manche, 4 nella prima, 0 nella seconda, 52,48 il tempo, totale delle due manche 4, quindi per adesso Nuti è chiaramente, come ci fa vedere anche il tabellone che vedete inquadrato, primo nella classifica provvisoria. Erano entrati prima tutti i cavalieri che avevano almeno 8 nella prima manche, salvo Cesaretto che poi ne ha avute 8 nella seconda, e quindi chiaramente Nuti è per ora in testa alla classifica provvisoria. Adesso abbiamo Corno, Giuseppe Corno su Jonathan, anche lui 4 penalità nella prima manche. Stiamo entrando nel vivo di questa giornata e di questa manifestazione di Salice Terme. Sono i cavalieri che vediamo in campo da questo momento in poi, quelli che ovviamente si giocano il titolo di campione italiano, la medaglia d'oro della federazione per il 1990. C'è un errore di
Jonathan al verticale bianco e giallo. C'è purtroppo un altro errore all'ingresso della gabbia, sono 8 le penalità nella seconda manche per ora. Torno ha commesso lo stesso errore su quel verticale bianco e giallo che aveva fatto nel giro precedente. Si vede che al cavallo quell'ostacolo non piace. Non gli piacciono quei colori forse. Sì. Finisce con 51.02 di tempo e 8 penalità. Jonathan, montato da Giuseppe Corno, campione italiano 1986, su un cavallo federale, un grande cavallo federale, il Pedumi. Ricordiamo anche che al termine del campionato italiano Young Riders, che si è svolto, come dicevo poco prima che iniziasse questo signore, si è stata data una medaglia d'oro a Filippo Moyerson, campione italiano 1989, che vinse l'ultima edizione del campionato secondo la formula vecchia a Cesano, vicino Roma, che non aveva potuto ritirare questa medaglia fino ad oggi. E adesso abbiamo Filippo Giannini sul banco. Secondo nella classifica che si è formata dopo le prime due gare, quindi il suo risultato è estremamente importante. L'ultimo, abbiamo detto, sono quelli relativi alla posizione in classifica, al primo 0 punti, al secondo 2, eccetera eccetera. Nuti ne aveva 6, Giannini ne aveva 7, un punto in più. Finisce netto anche Giannini nel tempo di 51.94. Quindi Giannini è per ora sopra a Nuti. 51.94 il tempo. Quindi se non ci dovesse, ci sarà senz'altro, speriamo, un barrage, ma se non ci dovesse essere, sarebbero classificati secondo loro. È stato molto bello il percorso di Giannini, perché Vanda è una cavalla abbastanza veloce ed è più adatta per dei percorsi tipo di caccia che non un percorso tecnico come può essere questo. Molto bravo Giannini a montarla. E adesso abbiamo in campo Valerio Sozzi su Castor. Abbiamo parlato diverse volte. Posizione in classifica non fra i primissimi dopo le prime due prove, percorso molto attento, è importante non sbagliare. Molta attenzione anche nel pubblico. Ultimo ostacolo, ci sono delle penalità per il tempo, 2 penalità per il tempo per Sozzi, che quindi chiude con 3.5. Quindi per quanto riguarda la classifica di questa terza prova è sicuramente il primo, per quanto riguarda il campionato italiano ovviamente no. E adesso forse il percorso che Bologna netto, l'abbiamo visto proprio in apertura, netto nella prima manche.
Bologna aveva 8 punti nella classifica precedentemente acquisita. C'è un errore, è già a 4 penalità. Finisce con 4 penalità la sua seconda manche, quindi non ci dovrebbe essere barrage, no ingegnere? Perché abbiamo un concorrente che ne ha 3 e mezzo, che quindi si aggiudica questa terza prova del campionato italiano, e quindi si può cominciare a pensare a una classifica anche definitiva. Giannini prende del campione italiano 1990. Giannini aveva 7 punti. Adesso un attimo di pazienza, aspettiamo la classifica della terza prova. Il pubblico già sta cominciando a fare i suoi conti, c'è Caterina Magnozzi del Renoi che sta provvedendo a fare anche lei dei conti. Si tratta di capire bene qual è la classifica della terza prova, dare a ciascuno un punteggio relativo alla classifica appunto della terza prova e poi assommarlo alla classifica elaborata fino a dopo le due prove. Un lavoro non difficilissimo ma che richiede un pizzico di attenzione. Comunque se dovrebbe vincere, se non vado errato, dovrebbe vincere il campionato italiano Giannini. Sì, ma così a prima vista, facendo i conti a memoria, direi di sì, perché Giannini comunque è un punto sopra, certamente. O addirittura potrebbero essere pari. Come sono, ecco, il punteggio è questo, sono a pari. Infatti, merito. Sono a pari merito. Devono fare un barraggio a tempo, ingegnere? Il secco non è previsto. Secondo, c'è da fare un barraggio a tempo. Una cosa da organizzare immediatamente. Adesso vediamo, attendiamo il conteggio ufficiale da parte della giuria. No, sicuramente Giannini ha il tempo migliore di quello di Nuti e quindi è un punto più di Nuti, però aveva un punto di più, aveva un punto di meno Nuti prima e quindi dovrebbero essere pari. La categoria, mi pare evidente, l'ha vinta Sozzi, la categoria di oggi, la terza prova, però Sozzi, come ho detto, non era fra i primissimi, quindi non è in grado di competere con gli altri due. C'è un consulto a vari livelli. Mauro, aspettiamo di sapere. Prima bisogna essere assolutamente certi del punteggio e poi, se ci sono, non è previsto il barragine, cioè la parità del titolo italiano, occorre guardare il regolamento di gara. La classifica attentamente, che succede secondo te? Moccaido, perché se il secondo classificato prende 2 punti, mi pare, Giannini è secondo e Nuti è terzo, quindi 2 punti c'ha Giannini, se ne assomma i suoi 7 e ne ha 9, 3 punti a Nuti come terzo e aveva 6, quindi arriva pure lui a 9, quindi deve essere in parità. Adesso non so il regolamento che dice, se vale la migliore prova dell'ultima giornata o come era in effetti nel regolamento del campionato precedente, no? Che valeva la prova dell'ultima giornata. Ora bisogna vedere il regolamento. Pedini, certo, che sta chiedendo via radio alla giuria, speriamo che è l'unica. In effetti nella formula precedente il valore in più che aveva l'ultima giornata era proprio questo, no? Che a pari merito valeva il valore dell'ultima prova del campionato. Sentiamo perché lo stanno dicendo adesso. Filippo Giannini su Vanda. Filippo Giannini su Vanda è stato appena proclamato dalla giuria secondo Giorgio Nuti, ugualmente con punti 9, come abbiamo detto. Medaglia di bronzo Arnaldo Bologni su Moccaido. Terzo Arnaldo Bologni sul Moccaido, percorso netto di apertura della nostra telecronaca, bellissimo percorso Moccaido, in realtà un cavallo francese, come abbiamo detto, ne parlavamo appunto ieri sera in quella riunione di cui faceva
quindi vale il regolamento che dicevamo faceva a testo anche nelle formule dei campionati precedenti, cioè a parità di punteggio complessivo vale il piazzamento nell'ultima gara disputata, che è appunto quella di oggi. Giannini, come abbiamo detto, è arrivato secondo, Nuti è arrivato terzo, quindi il miglior piazzamento è quello di Giannini, quindi vince il titolo italiano 1990 del salto ostacoli degli sport equestri Filippo Giannini su Wanda. Un altro grigio ancora, cioè, come l'anno scorso, dove no, un grigio. Una volta si diceva che i Morelli erano forse più portati per questo sport, adesso stanno andando i grigi. Io ho un cavallo grigio per cui non posso fare testo. Sei parziale, evidentemente. Mauro, a questo punto si ricorda un cavallo grigio. Ma anche Morello, perché ho fatto un'Olimpiade importante con un cavallo grigio, quindi non... sono assolutamente imparziale. Sei imparziale, sì. A questo punto il commento lo puoi fare, Mauro. Il campionato direi che, a parte questa bellissima sorpresa di Giannini, che ha fatto un bellissimo campionato qui, il secondo e il terzo posto ci dicono che i cavalieri che hanno girato per noi quest'estate l'Europa, a parte l'assenza per la perdita di Match Ball di Giorgio Nuti poco prima del campionato, era stata una scelta giusta, e ci dice ancora di più che quello che io asserisco continuamente, che la squadra che è andata a Stoccolma si è comportata assolutamente bene, nel senso che ha fatto quello che si aspettava, ma che mancava del quarto cavaliere che avrebbe consentito di scartare un punteggio e quindi avrebbe potuto darci qualche, non diciamo soddisfazione, ma qualche poco di amarezza in meno. Giorgio Nuti è sempre stato uno degli elementi fermi della squadra, così come lo è stato Arnaldo Bologni con Mokaido, che è una sorpresa perché ha cominciato quest'anno le categorie grosse. Mauro, giriamoci un attimo verso la televisione, perché la nostra regia sta mandando in onda il replay della seconda manche di Giannini. Quella che gli ha consentito. È stato un percorso poi molto bello, tecnicamente molto pregevole. Cavallo con molto impulso, molto veloce. Largo, che è penultimo ostacolo, certo, del tracciato. Lì il ragazzo non ha sbagliato praticamente niente. Ha un assetto, una solidità in sella notevole. Il ragazzo però è anche uno che ha molta esperienza anche in campo internazionale. No? Sì, Giannini ha girato molto, non niente da confrontare con molti dei cavalieri giovani di pari età. Per esempio Rodrigo Pessoa, il figlio di Pessoa, che è più giovane ancora del nostro Giannini, ma che ha fatto 4 volte più di esperienza. I nostri certamente dovranno girare molto di più, i nostri ragazzi giovani, e cercheremo l'anno prossimo, anche questa è un'anticipazione, di far girare molto sia gli young riders, cioè i giovani cavalieri, che i cavalieri che non possono essere più young riders perché hanno più di 21 anni, ma che non sono ancora a livello dei cavalieri più esperti, perché certamente noi dovremo fare molta esperienza a questi nostri ragazzi. Cioè questa è una petizione di principio, puntiamo sui giovani. Beh, sui giovani non si può far altro che puntare, perché ora noi qui siamo nel campionato italiano di salto ostacoli, ma pensiamo anche alle altre specialità dalle quali abbiamo avuto negli ultimi 20 anni più soddisfazione che dal salto ostacoli. Ecco, ieri sera in questo incontro con questi allevatori francesi si ricordava che sono ormai diversi anni che l'equitazione italiana vince quasi sempre una medaglia o tra gli juniores o tra gli young riders o d'argento o di bronzo, quasi sempre una medaglia ce la portiamo a casa in questi europei, però poi questi giovani in genere scompaiono. Ma medaglie, certo, degli azzurrini poi non si trasformano in medaglie degli azzurri. Questo avviene in tutti gli sport, non soltanto in questo. Evidentemente manca alla nostra natura, proprio al nostro istinto di uomini, di cavalieri, la cura, la precisione, il rispetto maniacale per il lavoro, per la fatica che è necessario per arrivare a certi livelli. Tanto si sta aspettando l'ingresso in campo. Questa dei è la cosa cavalieri che ci appare più evidente. Guardando le gare internazionali con i migliori cavalieri stranieri, i nostri cavalieri non hanno una tecnica inferiore a quella degli altri e conferma quindi le vittorie a livello giovanile. Quello che i nostri ragazzi debbono porsi come obiettivo è quello di centellinare di più i loro cavalli, risparmiarli di più per i loro appuntamenti importanti, lavorarli forse di più a casa, dargli una condizione atletica molto più importante, perché noi siamo forzatamente dotati di cavalli meno importanti rispetto agli stranieri. Tanto vedete, e quando prima dicevo il podio che nel campo in attesa di essere occupato i cavalli italiani sono
un pochino un punto dolente. Ed eccoli che entrano in campo, ritornano in campo. Lo dicevo in questo senso. Scusami Mauro, ritornano in campo i nostri campioni, Filippo Giannini, seguito da Arnaldo Bologni, e dietro sta arrivando anche Giorgio Nuti. Giannini, Nuti, Bologni, questa la triade del podio di questi campionati italiani 1990. Devi consentirmi di terminare il concetto, altrimenti pensano che io sia un oppositore dei cavalli italiani. In realtà al contrario, io tutta la vita ho domato, addestrato e portato all'agonismo i cavalli italiani, quindi so quello che può essere il valore dei cavalli italiani. Non abbiamo certamente il numero e quindi la possibilità di selezionare cavalli che hanno all'estero, e quindi i cavalieri stranieri possono avere una scelta di cavalli prima di noi, più importante della nostra, e questo noi scontiamo e dobbiamo quindi lavorare di più degli altri paesi europei per poter avere i cavalli più in forma al momento giusto. Io intanto ho chiesto a Paolo Manini se gentilmente andava giù in campo a cercare di convincere Giannini a venire su magari anche un minuto solo prima della premiazione. Spero che la giuria non si arrabbi per questo piccolo golpe, Mauro. Non riusciamo a intervistarlo un attimo prima della premiazione. La giuria non credo che abbia nulla da dire. Se la giuria, vuol dire che fuggirà a gambe levate di qui. Telecronaca. Volevo farvelo conoscere un attimo, mi pare che però Giannini abbia qualche perplessità. Sì, perché la premiazione è già sostanzialmente. Anzi, credo che anche noi dobbiamo andarcene, perché la premiazione per tradizione va fatta dal presidente della federazione. E naturalmente noi ringraziamo. Io prego di scusarmi, ma insieme a Enrico Bettini andremo a fare il nostro dovere in questo caso. E noi vi ringraziamo tutti e due, presidente e vicepresidente di questa federazione. Un'ultima cosa, ingegner Benigni. Un'ultimissima cosa, un grazie particolare alla società che ama lo sport, la Publicitas, che ha permesso anche queste grandi possibilità. Intanto i tre cavalieri e i tre cavalli schierati per la premiazione. Filippo Giannini su Vanda, campione italiano 1990, giovane ma con un'esperienza assolutamente invidiabile, è già stato, come abbiamo detto, molte volte in squadra anche in concorsi internazionali ufficiali importanti, non di secondo livello. Campione italiano 1990. Al secondo posto Giorgio Nuti, campione italiano qui a Salice nel 1988 su Lerry. Si avvicina Giorgio al podio, ha sbagliato podio, è salito su quello del terzo. Medaglia d'argento e con carta fisse consegnate dall'ingegner Bedini. C'è anche una certa emozione, come è giusto che sia in questi casi. Io chiedo alla regia se abbiamo indicazioni sull'ora in cui dobbiamo chiudere, che se potessimo aspettare ancora un paio di minuti forse riusciremo ad avere Giannini con noi. Aspettiamo di avere risposta in questo senso. Al terzo posto Arnaldo Bologni su Moccaidò, bronzo 1990. È un momento abbastanza emozionante, a tutti i partecipanti del campionato vengono regalate le coccarde di questo campionato 90. Tanto vedete il presidente dell'Associazione Italiana Istruttori di Equitazione, Moretti, che si va a complementare con i tre vincitori. Nuti era arrivato a questo campionato del mondo primo al termine di una classifica elaborata dopo quattro prove, ha vinto la prima prova qui a Salice, ieri ha avuto un percorso nella categoria a tempo non troppo felice che lo ha riportato un po' indietro, è rimasto sempre primo ma è stato praticamente riagguantato
dagli altri, era seguito da Giannini. Tanto mi dicono che forse possiamo andare avanti qualche minuto, io spero di riuscire a pescare un attimo, chiedo scusa un momento. Io spero che Giannini si convinca, facciamo grandi segni, vedo intanto partire i titoli di coda, evidentemente i minuti che restano sono pochissimi. Intanto Paolo Mannini sta cercando di convincere l'ingegner Verini a costringere, a coartare Giannini a venirci a rilasciare una brevissima intervista. È doveroso da parte, ed eccolo infatti che smonta da cavallo. Io cerco di avvicinarmi il più possibile. Mi dicono che abbiamo ancora un minuto. Giannini si sta avvicinando. Intanto complimenti e congratulazioni. Bisogna presentare il nuovo campione italiano ai nostri telespettatori, ne abbiamo parlato tanto fino adesso, ovviamente soddisfatto. Intanto se l'aspettava una vittoria? No, me l'aspettavo, ma ci speravo. Naturalmente. E qual è stato il momento in cui hai cominciato a capire che la vittoria diventava possibile? Dopo l'ultimo percorso. Soltanto dopo l'ultimo percorso, soltanto alla fine, insomma. Sì, perché eravamo tutti vicini a pochi punti di distacco, per cui... Qualche elemento sulla tua carriera fino adesso? Qualche elemento, ho vinto i campionati europei Young Rider a squadre a Wolfsburg nel 82. Giriamoci verso l'altra telecamera. Ho fatto un terzo dei campionati juniores nel 79, poi ho fatto due volte l'Oxio di Roma, due volte l'Oxio di Barcellona, una volta l'Oxio di Lisbona. E di Vanda che ci dici? Di Vanda ce l'ho da 4 anni, da quando aveva 7 anni. La cavalla faceva già dei percorsi di 1,30, abbiamo iniziato praticamente da quello. Un feeling importante, insomma. Sì, un binomio. Naturalmente complimenti e congratulazioni a Filippo Giannini, che io prego di rimanere un attimo accanto a me perché poi cercheremo di fare qualcosa anche per Derby. Intanto salutiamo i nostri telespettatori al termine di questa telecronaca, ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato, ringraziamo l'ingegner Bedini, il presidente della federazione Mauro Checco, ringraziamo anche Palungo e Manili che ci hanno assistito, naturalmente la regia di Pina Santolini, l'esterna 2 di Torino, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. E io direi che con queste immagini della premiazione in questo bellissimo contesto di Salice Terme, dove si sono svolte queste finali, queste tre prove finali del campionato italiano su grandi ostacoli, con queste immagini di grande suggestione in una giornata con un tempo bellissimo, possiamo salutare tutti e rinviare gli ascoltatori alla prossima manifestazione di Sport Equestri, che poi sarà il premio nazionale di allevamento a Grosseto. Grazie a tutti e buongiorno.